Oggi siamo qui in presidio perché Fujitsu, multinazionale giapponese, decide che dismette totalmente le attività in Italia. È stata presa dal gruppo europeo, è stata data più o meno la notizia circa un mese fa. Siamo qui circa 200 famiglie malcontate che hanno un'alta professionalità e che a breve saranno senza lavoro. E decide che l'Italia non è più un paese strategico dove continuare a fare gli investimenti e dove rimanere attivi sul mercato. Le istituzioni ci devono essere vicine in questo momento perché è incomprensibile quello che ci sta accadendo. In un contesto dove il mercato dell'IT dovrebbe essere, con le nuove tecnologie, l'industria 4.0 e tutto quello che ne consegue, dovrebbe essere il fiore all'occhiello, noi ci ritroviamo con un'azienda che ci butta fuori. Brutta storia questa. Noi spaziamo dai server che vanno nelle grosse aziende, multinazionali anche, alle casse che trovate nei supermercati, a tutta l'archiviazione del dato, quindi storage anche di fascia molto alta. E abbiamo di fronte il dramma di 200 famiglie che da un giorno all'altro vengono considerate fuori dai confini del mercato del lavoro. E ci siamo trovati in questa situazione da un momento all'altro, senza nessun avviso, diciamo. E tenteremo di avvicinarci, verremo ricevuti da una delegazione al consolato giapponese. Il rischio è che dal 1° di aprile, come dal piano di riorganizzazione mondiale, l'azienda possa decidere di aprire la procedura di licenziamento collettivo. Che l'azienda venga a dare risposte, dare soluzioni per tentare di risolvere questo problema, altrimenti noi avremo altre 200 persone in mezzo alla strada senza possibilità di lavoro e di continuità e di futuro. Anche perché è difficile magari trovare persone della nostra età che magari siano espertissime delle nuove tecnologie che stanno emergendo in questi tempi, però l'expertise c'è. Speriamo che il mercato sia in grado di apprezzarlo ancora.